Ciao a tutti i caciotti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraftita. Che ci fate voi qui? Non potete stare qui dentro, lo sapete, vero? Come siete entrati? Esci. Esci. Anche tu esci. No, ho detto esci, non ti voglio colpire che sennò poi mi ammazzate di brutto. Esci. No, 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 no. Allora, o esci? No, non nelle carte. Ti odio. No, no. Come ti odio, come ti odio. Basta, allora lo ammazzo. Lo ammazzo. Di brutto. I'm gonna kill you so hard. So fucking hard. Non si vede manco più. Dov'è? Beh, meglio scomparso. Mamma mia però. Tanto sto caricando l'episodio di World of Warcraft, quindi fa più. Allora, in questo episodio andiamo a prendere dei due pistoni appiccicosi e della glowstone. Un po' di glowstone purtroppo, perché TNT non me la posso permettere. Non me ne posso permettere. Ma di vero sì che potrei permettere. Ne ho 6. Di vero penso che potrei. O magari me ne faccio uno fisso in qualche modo. Vabbè, intanto andiamo, poi vediamo. Spero che non ci siano fapponi, per fortuna. Piove. Lo senti che piove? Fapponi. Piove qui, piove lì, piove ti. Uova? Nessun uovo? Ma quello è ancora piccolino. Che uova vuoi? Vediamo di qua. Ma non è un temporale, vero? No? Io ho paura dei fulmini. Vaffanculo, fammi un bel pippone. Io lo so, tu sei una scorreggia del cielo. No, com'è che faceva quello di Ted? Epico. Epico il film di Ted. Uno di quei film che dici: che cazzo mi sono visto. Basta. Allora, andiamo a spalmare questi due polletti lì dentro. Poi dormiamo. Magari riusciamo a liberarci di questa pioggia. E poi vediamo, non è che mi ha cacciato un ovetto così a random? No. Ok. Vediamo se possiamo dormire, vediamo se è notte. Sì, potrebbe essere notte. E invece no. Allora, prendiamo i nostri due pistoni appiccicosi. Prendiamo una leva. Cos'altro? Allora, TNT. Per un pezzo non ne posso fare quante ne vorrei. Vediamo se funziona anche con le redstone lamp. Questo è giusto per provare. Dovrei stare qui. Quindi faccio così. Fungono. E con la glowstone per forza, almeno non ne ho abbastanza di glowstone. Vetro anche. No, il vetro vedo ciò che faccio. Aspetta, proviamo. Ah,
Mannaggia, mi ha spaventato. No, niente X-ray perché non sono blocchi solidi solidi. Cioè, non sono blocchi non solidi solidi. Capite? Capite. Non è che c'è un creeper fuori. No, è giorno. Dai, un creeperuccio. Serve giusto una. Vediamo quando serve un creeper mai. Quando non serve sempre. Fappone. Quella è una canna da zucchero iper mega epica. Però creeper zero. Sul serio, manco un creeperuccio. Ma un po' mi deludi, se devo essere sincero, un pochino mi deludi. Vabbè, andiamo a prendere due pezzi di glowstone e la faremo fisso. Fissa. E un po' di patate me le cuocerei anche. Posiamo questi, due di questi, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto, allora cuociamo un poco dei patate. Cuociamo le patate perché sono l'alimento pippova del mondo forever the best. 16 vanno più che bene. Mi porto un altro po' di carbone e un altro po' di legno, considerando che dovrò illuminare delle cave, penso sia il minimo. Andiamo di qui. Ci portiamo così tanto e legno della giungla. Poi non so se portare il mio piccone, ma sì, portiamoci il nostro piccone e magari giusto per ci craftiamo anche un piccone di ferro nell'eventualità che troviamo qualche blocco fapposo e vogliamo prenderlo senza rovinare troppo l'ambiente. Arco ce l'ho, bene. I'm pretty set up. Set up. Set up. Ne ha fatti 5. Ha fatti 6, 7, 8. E così facciamo cuocere qui, così va più veloce. Dai, 24. Ah, già che ci sono, fammi fare altre torce. Vaffanculo, fammi un bel bibona. Io lo so, tu sei una scorreggia del cielo. Le angurie le posiamo perché non ci servono. No, no, no. Però ne prendiamo queste. E prendiamo anche queste qui che si nascondono in modo fapposo. Che non è che mi stia tanto bene. Ok, allora, penso che siamo a posto. C'ho anche due workbench così, in caso ne piazzassi una me la dimenticassi lì. Siamo a posto in modo completo. Dai però, non è che può essere così lento. Madonna, 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 madonna. Yeah. Alleluia. No. Cos'era, un glitch? Oppure me l'ha dato ma fa pavato. Bene. Into the night we go. Again. Questo mi potrebbe servire. No. Anzi, equipaggiamo questo. Corri, corri. Like a fapping tree. Si torna nel Nether e poi al castello di Fappenstein. Vaffanculo, fammi un bel bibon. Io lo so, tu sei solo una sorreggia del cielo.
Lì c'è una bella fortezza, non so se l'avete vista. È difficile notare con gli slab. Però c'è una fortezza. E io so solo che c'è una fortezza fortezzosa. Corri giù nell'inferno dell'inferno di Minecraft. Now we can go out and do whatever we want, you know. Dove lo faremo mai? Se non è momentaneo, giusto? No, è fisso, abbiamo detto. Quindi intanto bisogna farlo all'esterno. È notte per caso? Lo facciamo qui. No, che cos'è? Oh però, mannaggia. Ah, c'è un bel po' di roba da illuminare, vero? Proprio un bel po'. Però non mi piace questo tipo di... No, dai, lo voglio bello largo. Proviamo così. Beh, ancora peggio. Da farlo nel terreno, ora mi ricordo. Vabbè, e se io invece faccio così e poi faccio tipo, no, questo è possibile metterlo, così è già meglio. Il problema è che non vedo da dove sale. Mettiamo più blocchi. Ok. Allora, da lì si scende. Guarda quanta lava c'è, quindi là non è che mi interessi. Da lì si sale. Qui c'è una ravine invece. Come me la faccio? Oh, è da illuminare un bel po' di roba. Lì si scende. Oh, è bello complesso come sistema, eh. Facciamo blocchi anche di qui. Ah, finalmente ha smesso di piovere. Però qua questo non c'è problema, ne ho migliaia di lì. Vaffanculo, fammi un bel pippone. Io lo so, tu sei una scorreggia del cielo. Ah, bene, anche ci sia tantissime robe da vedere. Devo illuminare per lo più quella. Mamma mia, quanta roba c'è da illuminare. Ci posso rinunciare? Ma no, per prima cosa bisogna trovare una caverna, no? Ma quello è il problema. Lì mi ha detto che c'era una caverna, qualcuno di voi me l'ha scritto da qualche parte. Bene, allora direi che per ora possiamo dormire in questo letto. E risettarci lo spawn qui. Una volta fatto ciò, possiamo andare ad esplorare, perché mi pare... Ah no, mi serve della cobblestone. Ah, mi hanno detto tipo alla destra del castello. Allora, proviamo ad andare al di là, vediamo sta cavernona che mi avete detto. Ebbene, in effetti lì c'è, ci sono un po' di caverne, c'è un po' di montagne, poi bisogna vedere se sfociano in delle caverne. Vediamo, vediamo. Si è aggiornato il chunk. Perché non è sempre una buona cosa.
No, proviamo a mettere un paio di torce perché mi dà proprio fastidio tutto sto buio. Cosa pazzesca, lì. Sul serio? Mannaggia, oh. Vabbè, ho capito. Oh, ecco qui. Inizia. Ok. Speriamo che scenda un bel po'. Ok, si dirama di già. Perfetto. I don't care about ferro. Molto bene. Ma sì, prendiamo un po' di ferro. Vediamo ora di qui. Niente. Però sento un ragno, lo sentite anche voi, vero? Andiamo nell'altra diramazione. Ciao creeper. Molto bene. Mi sa che questa è la caverna di cui stavamo parlando prima. L'acqua la lasciamo perché, come sapete, impedisce lo spawn dei mob. Molto bene. Un po' di carbone anche lo prendiamo, perché potremmo usare più torce di quanto pensiamo. Pensiamo, non pensiamo. Che siamo romani? Oh, mica siamo vrentugini. Vrent fappa. Molto bene, torcina. Ora invece si scende, si scende, ci scendiamo. Molto bene. Qui niente, qui c'è un amico cavernoso. But I don't care. Mi piace. Sento della lava. Ecco, penso che questo mi porti alla ravina. O forse no, ma io sento dei mob. Di qua. Perché non mi sono fatto una pala? Ok. Sono ancora in questa direzione? No, sono scomparsi, no, sono. Oh, 20. Cos'è sta storia? Benissimo, benissimo, mi piace. Bene, I like this very much. Oh sì, caverne, caverne. Oh sì, che cos'è? I heard you, where are you?
Maybe easier. You just die, bitch. Giusto un paio di pezzi di carbone che dopo potrebbero risultarci molto utili, dato che sto vedendo che consumo torce a velocità della luce. Ciao amichetto, ti ho visto. Vedi che fai i giochi a nascondino. Fappone. Cioè, a nascondino vuole giocare. Allora, prima illuminiamo, cerchiamo di illuminare tutta sta zona. Mi piace. No, questa ancora no, non mi piace. Ok, mamma mia, sei difficile illuminare le cave. Ok, qui non ci spawnerà più nessuno. Questa spostiamo per di qua. Ok, di qui è tutto illuminato. No, non sono andato di qua. Di ferro che fa sempre bene. Se mai dovremo fare un beacon, di sicuro lo faremo di ferro. Beh, magari un po' di lapislazzuli. No, lapislazzi non valgono, è vero. Che è una cagata, però. Vabbè, qua c'ero già venuto prima. Ora, giusto un'illuminatina qui. Poi lì ci arriveremo dopo, Mannaggia però, che cacchio è? Porco demonio cane. Ci sarà da divertirsi. Ci sarà da divertirsi. Andiamo di qui, anzi. Usiamo un attimo questo spot. Per fare delle nuove torce. Interessante, c'è anche uno un pucciosissimo e simpaticissimo, sì, come no, pipistrello, ma non mi interessa, siamo qui per illuminare, non per altro. E questo cos'è? Uno spawn di ragni. Perché proprio di ragni, non di scheletri o di creeper? Sì, certo. Ferro, string, vabbè, tanto vale prenderla. Gunpowder ti amo. Secchio vale la pena prenderlo. Un po' di pane. Ma sì, potremmo farci un po' di pane a dire il vero. 9, giusto 3 panini. Come on, take it. Molto bene, questa abbiamo risolta. Forse un cucchiaino d'acqua me lo sarei dovuto portare. Per cucchiaino intendo un secchio. Dove posso procurarmi dell'acqua? Eccola qui. Smeraldi! Yes, I don't care, I just die, bitch. I just wanna that water. Oh, that's cool. I got the smeralds. I got the smeralds. Emeralds, non smeralds, che vuol dire smeralds? Che cacchio ne so.
Ok, qui non c'è nessuno. Ciao amico mio, tu a morì. Guarda come te la giretti. Tu a morì, proprio a morì, proprio ed è brutto. Qua si sale. Il che non è sempre una buona cosa, perché vuol dire altre cave da illuminare. Ah, perfetto, era da dove stavo venendo. In che senso, vero Brent? In che senso, sempre in che senso lui. Porco demonio, sarà lunga, molto lunga. Ciao, tu devi morire, se non muori mi incacchio. Perché giri in tondo? Allora, un attimino. Ok. Momento per un altro po' di torce. E ragazzi, bisogna prendere tutto il carbone che trovo ora. I hate you so much, you cannot even say. First the creeper, first the creeper. Ciao amico dal naso lungo, grazie per avermi dato una patata. Ok. Molto bene. I don't care. Not gonna take many of these. Actually nothing I'm gonna take. Gonna take nothing. Gonna take nothing. Nothing. Mi sa che dovrei vedere a quanto sto registrando, perché adesso dovrei farlo off camera. Perché come ho detto nello scorso episodio, i miei video fino alla fine li vede nessuno, o quasi nessuno. Oh my god, what the fuck? Ma qui ci mettiamo giusto una torcia. Ah, ma magari si passa per di là. Io non ho un altro modo di spaccare le queste, se non usare. Ah, you gonna die so badly. Scusa, ma passare di qua no, vero? Carbone, 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 ti amo, carbone, 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 carbone. Lapislazzuli, lapislazzuli, ti amo, lapislazzuli, lapislazzuli. No, carbone, non ti amo. Meno non tu. In pieno stile Gianniciano, tu no. Bello. What the fuck? Pare di aver perso la spada, che non era una grandissima cosa. In effetti avevo perso la spada, letteralmente però. Bisogna andare per di là ora. Give me my gold. Gold. Old but gold. Oh, maledetti Endermanni. Li senti, fapponi. Oh, di là si continua. Oh, no, miseria, quanti siete. Oh, what the fuck are you doing here? Molto bene. Entità 130. Vuol dire che siamo vicini a degli spawner. Beh, quella di ragni di prima, suppongo. Io so suppongere. Non si dice suppongere. I don't care. Per come ho fatto a saltarlo? E già due emeraldi. Emeraldi, sono smeraldi, tampone. I miei primi smeraldi in Minecraft legit. Proprio legit 100%.
I don't care about the rest. Let me take some of these and let me check. Let me check how much time we have left. Orbene ragazzi, siamo in un video di oltre, anzi, sì, oltre mezz'ora ormai. Quindi per questo episodio è tutto. Non so se ne registro un altro. Magari lo faccio off camera oppure faccio un live. No, live no, perché ora mi devo mio fratello, quindi non si possono fare live quando c'è mio fratello, se no lui si lamenta della connessione che lagga. Ed è capibile. Gabido. La devo smettere prima di continuare, devo smetterla. Cos'è? Uno spawner di... No, è per forza uno spawner di ragni. Lì c'è un creeper però. Lo vedi il creeper? Esplodi, ti prego. Dai però. Vaffangale, non è che posso tenermi tutti sti robi. Sapete cosa? Mi avete convinto, registro ancora un altro episodio. Sarà tipo il terzo che registro oggi. Ma a voi non interessa, vero? Non vi interessa. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto, vi saluto. Ciao a Turu. Turu tutti. Ah, fail.